Buonasera a tutti, benvenuti in un appuntamento con il mio salotto letterario virtuale. Oggi ho il piacere di ospitare una scrittrice che è anche un'amica personale, Laura Cialè, che abita a Roma, esattamente San Giovanni, se non ricordo male. Buonasera Laura, benvenuta. Buonasera a tutti, grazie Paolo per questa opportunità e anche per il fatto di rivederci, perché stando lontani in questo contesto particolare fa piacere rincontrarsi. Assolutamente sì, diciamo che le tecnologie almeno servono in questo periodo di isolamento forzato a tenere tutti un po' più vicini, anche se in questo caso in modo virtuale, però almeno ci vediamo e soprattutto possiamo parlare in questo caso di una comune passione che è anche quella dei libri, naturalmente. Io come prima cosa, come ormai tradizione, chiedo a Laura una piccola presentazione di sé, di raccontarci qualcosa di sé, ciò che vuole o ciò che ha piacere di condividere con noi. Prego, Laura. Io cosa devo dirvi? Io sono stata sempre una persona molto attiva, molto vivace, soprattutto dal punto di vista culturale, meno dal punto di vista sportivo, questo lo dico, anche se sono stata sempre in movimento. E il mio percorso professionale principale è stato quello della scuola, perché ho lavorato nella scuola per molti, molti anni, dapprima come insegnante e poi come dirigente scolastico. E ho avuto l'onere e l'onore come dirigente scolastico, come preside, di gestire anche delle scuole molto importanti, tra cui una delle scuole più storiche di Roma. E lo dico a te che sei un appassionato e un amante della storia. Una scuola in particolare, che è la Scuola Cagliero, che fu costruita e fu inaugurata proprio nel 1936 e che si trova anche negli archivi capitolini, per cui oltretutto quando furono da celebrare gli 80 anni facemmo una grandissima festa, rievocando tutta la parte storica, tutta la parte architettonica, perché oltretutto è una scuola che ha sempre accolto l'integrazione di tutte le persone. A quei tempi, in modo particolare l'integrazione tra persone provenienti da varie regioni. Successivamente, dagli anni 70 in poi, l'integrazione dei ragazzi Rom, è stata la prima scuola dove sono andata. E poi, infine, persone di tutte le nazionalità, di tutte le etnie, perché questa era una scuola che aveva oltretutto il centro territoriale permanente per l'educazione degli adulti, e quindi la bellezza di poter condividere le culture di tanti mondi, e questa è stata una delle esperienze più belle. Poi che dire, ecco, si capisce dal modo sicuramente in cui io mi esprimo. Un'altra mia caratteristica, diciamo, professionale è quella di essere iscritta all'albo degli psicologi, ma questa è una professione che ho sempre esercitato prevalentemente sul campo. Perché, ripeto, lavorando nella scuola, al di là del fatto di essere un preside, una preside, il colloquio con le persone, l'abitudine all'osservazione e anche all'aiuto, al sostegno psicologico, ma psicopedagogico delle persone, ma in forma clinica, è stato uno degli aspetti prevalenti, su cui ho centrato anche una filosofia di vita, in particolare quello dell'ascolto e dell'aiuto dell'altro, che è sicuramente, diciamo, il rapporto, fondamentale da poter realizzare e da poter esaurire. Poi l'altro aspetto è quello per cui stiamo parlando, è quello della narrativa, della letteratura, perché io ho scritto in tanti anni di scuola, ho scritto moltissimo, tra articoli, libri particolari, sugli aspetti dell'organizzazione della scuola, sugli elementi psicopedagogici legati alla didattica, sullo sviluppo futuro dei ragazzi. Poi a un certo punto ho detto: bene, adesso forse è il momento di dedicarmi un pochino a delle mie riflessioni personali e di far tesoro anche di quelle che sono state le mie esperienze per poter passare alla narrativa, che è stato sempre l'elemento fondamentale che mi ha condotto da quando ero bambina, ragazzina, attraverso la lettura e anche la scrittura che tenevo per me. Per cui ho cominciato a scrivere libri di narrativa, ho pubblicato finora quattro romanzi di narrativa che dovrei dire non specificatamente assimilabili in generi,
ma diciamo considerabili nella lettura in dimensione realistica di quelli che sono dinamiche e rapporti interpersonali che pur in alcuni casi svolgendosi in periodi storici possano essere comunque attuali e fruibili rispetto all'entità dei rapporti, dei sentimenti e delle espressioni dei personaggi che rappresentano le persone che noi siamo. Ho già No, detto troppo, secondo me. no, hai detto cose molto interessanti invece. Io mi riallaccio a una cosa che hai detto. E tu hai parlato di quattro libri che hai scritto. So che tra l'altro ce n'è uno che in questo momento stai scrivendo e che a breve tra l'altro uscirà anche una tua raccolta di racconti prevista praticamente per il prossimo mese di maggio. Però adesso concentriamoci su quelli che naturalmente sono i libri che già sono editi e in particolare facendo un discorso cronologico sugli ultimi due in ordine di tempo. Io mi riallaccio a una cosa che hai detto prima, hai parlato del 1936, della scuola dove hai appunto esercitato il ruolo di dirigente scolastico di Roma. Ecco, nel 1936 siamo in piena epoca fascista e io mi riallaccio a questo perché in piena epoca fascista è ambientato uno dei due libri di cui oggi parliamo, un libro che tra l'altro io personalmente ho anche letto, come ben sai, che si intitola Il Cherubino. Ecco, naturalmente però lascio a te la parola. In che senso questo libro si colloca nell'epoca fascista e quale tema molto interessante e delicato affronta questo libro in quegli anni così tormentati, per così dire. Sì, intanto vi faccio vedere la copertina, non so se si veda. Certo. Allora, Perfetto, sì, l'immagine si vede benissimo. Il Cherubino è un romanzo, intanto dico subito, edito dalle edizioni Anicia di Roma, altra casa editrice storica di Roma, perché proviene dall'eredità della libreria ed editrice Armando Armando, che tutti, soprattutto le persone di scuola, conoscono. Casomai ne parliamo dopo. Rispetto alla domanda che mi hai fatto, devo dire che la spinta a scrivere questo romanzo storico, che poi è un romanzo di formazione perché parte dalla nascita fino a circa i 40 anni di vita del personaggio principale, che è Arnaldo Ianni, detto il Cherubino, poi diremo perché. È stata la spinta verso i valori della centralità della persona e della libertà. Perché secondo me raccontare storie di persone, seppur di fantasia, che però rappresentino quelli che sono stati i momenti più tragici e bui, dei periodi storici, in cui la persona veniva assolutamente azzerata e diventava uno strumento in mano allo stato etico, che chiaramente determinava i comportamenti di ciascuna persona e smazzava nel gruppo delle persone i buoni e i cattivi, e quindi venivano suddivisi. Secondo me era non solo importante, ma anche doveroso poterlo fare, soprattutto per far capire quali potessero essere i risvolti e quali potrebbero essere ancora adesso le conseguenze di comportamenti di questo genere, che a livello politico possano generare la totale usurpazione della persona e della personalità di ciascuno. Il personaggio principale del libro, appunto, che si chiama Arnaldo Ianni, è un giovane bellissimo, dalle forme perfette, infatti viene ridenominato il Cherubino nel suo paese d'origine. Lui nasce a Scanno, che è un bellissimo posto, un ameno posto abruzzese, un borgo meraviglioso dove ancora si mantengono le tradizioni a tutt'oggi, ed è un ragazzo ingenuo, sprovveduto, che viene indirizzato alla vita seminariale. Ma quando arriva a Roma, poiché lui aveva una condotta particolare, amava il movimento, amava lo sport, e quindi in termini assolutamente da autodidatta, apprende delle capacità sportive eccezionali, quindi un atleta. Poi
quando viene a Roma viene catapultato in un mondo che non conosce. E lo dico in poche parole, rinuncia al seminario per andare a fare l'atleta perché conosce un personaggio molto importante che è un dirigente della GIL, la Gioventù Italiana del Littorio, che lo avvia appunto alle competizioni agonistiche al Foro Littorio. Ma Arnaldo non sa, perché è proprio un ragazzo totalmente ingenuo e sprovveduto, che non è mai riuscito a socializzare con gli altri, il motivo fondante della sua attrazione verso quest'altro uomo, quest'altro giovane uomo che si chiama Mario, a spingerlo a seguirlo in tutto e per tutto, perché Arnaldo è un omosessuale. E qui andiamo al cuore del racconto, della storia trattata nel Cherubino. Gli omosessuali nel 1938 furono perseguitati, non come in Germania, perché in Germania uscirono delle leggi terrificanti, perché venivano addirittura deportati e perseguitati e mandati nei campi di concentramento. In Italia no, perché Mussolini non volle che fossero neanche nominati, perché essere omosessuale non doveva esistere né nel vocabolario né nella consuetudine mentale, non esistevano. E quindi venivano però non solo mal considerati, ma venivano confinati in alcuni luoghi particolari, tra cui le isole Tremiti, tra cui la Sicilia, perché dovevano essere esclusi. Ecco, beh, Arnaldo, dopo un esame di coscienza rispetto al fatto che mentre inizialmente si era innamorato della rabbiosità delle offerte del regime fascista, dimenticando addirittura che la sua personalità in fondo non valeva niente, quando invece si rende conto della gravità della situazione, si rende conto di essere considerato un diverso a tutti gli effetti, comincia un percorso di coscienza, comincia un percorso anche di relazione umana, anche di relazione spirituale, perché poi sarà questo altro, un altro motivo dominante che orienterà le sue scelte e anche la sua sorte, ma che condizionerà anche la coscienza di chi inizialmente l'ha portato ad essere svilito, da chi personalmente l'ha addirittura scacciato. Quindi ci sarà un risveglio del senso di responsabilità, che è quel risveglio che io spero e in cui io credo che si debba verificare in ogni momento storico, anche in questo che stiamo vivendo, rispetto al valore, alle valenze della persona umana, chiunque essa sia, qualunque essa sia, di qualunque colore della pelle, di qualunque genere, di qualunque provenienza. E affinché non venga fagocitata da interessi diversi, interessi estranei che cancellano la centralità della persona e dell'uomo. Ecco, questo è il significato che io ho voluto attribuire. Spero di essere riuscita. E mi sembra un bel messaggio, anche perché io stesso che ho scritto sull'argomento un altro libro, posso dire con certezza che già non è forse una condizione semplice oggi, ma negli anni 30 la condizione di omosessualità, al di là del pregiudizio sociale, era proprio legata al fatto che venivi praticamente scoperto, confinato, come ricordavi tu, in questi luoghi che non erano certo luoghi di villeggiatura, anzi, all'epoca meno che mai, e poi soprattutto eri oggetto di una discriminazione comunque Posso aggiungere fortissima. un'altra cosa, Paolo? L'altro aspetto che non è secondario, anche se appare, diciamo, di contorno, nel libro Il Cherubino è il personaggio di Clara. Perché un'altra discriminazione forte, e ancora oggi c'è, io poi che provengo da via del Governo Vecchio, come vecchissima femminista dell'epoca, quindi ne so qualcosa. Nel periodo del Secolo Breve le donne in particolare venivano considerate soltanto da un certo punto di vista, soltanto se erano fattrici, soltanto se erano angeli del focolare, soltanto se ubbidivano ai mariti, ai padri, se rendevano onore e gloria alla patria, appunto sfornando figli e abituandosi a una sudditanza.
particolare. Nel libro, invece, il personaggio che è anche forte, che è quello che poi tiene le redini dello sviluppo della vicenda e che riesce a far risalire la coscienza sia di Arnaldo che di Mario, così come di un altro personaggio importante che è Luca Taddeo, è proprio Clara, una ragazza molto semplice, mite, tranquilla, ubbidiente, una perla, ma forte di carattere, forte di sentimenti e oltretutto ancorata a corroborare quelli che sono i punti forti di ogni persona, pur soffrendone. E questo secondo me è un passaggio non da trascurare, perché sicuramente, vedi, io in tutti i miei romanzi ho personaggi sia maschili che femminili che comunque si relazionano tra di loro. La forza, forse sarà perché io sono una donna, ho sempre mantenuto un profilo di femminista, non di quelle che dicevano escludiamo, cacciamo via, siamo solo noi, nell'interazione, che è quello che riesce sempre a far ragionare e anche ad avere un pochino i piedi piantati per terra, perché saldata su ragione e sentimento, non per fare l'eco di il famoso romanzo che tutti abbiamo letto, ma per un motivo di particolarità dell'essere femminile, che è quello di essere forti, a volte molto più forti, lasciamelo dire, anche se ne sono orgogliosa, molto più forti anche psicologicamente nell'affrontare le situazioni rispetto a tanti altri. Io credo che di questo libro abbiamo detto tante cose che sicuramente ne vogliono lettura, e poi è comunque, oltre che i personaggi, una storia molto interessante, che sicuramente secondo me merita di essere conosciuta, anche perché apre veramente un mondo che secondo me fino adesso è stato tutto sommato affrontato in modo abbastanza marginale, sia nei libri di storia che anche appunto nella narrativa, e questo sicuramente secondo me è un motivo di ulteriore interesse per questa pubblicazione. Continuando a soffermarci sui personaggi femminili, ce n'è un altro che troviamo in un altro libro che si intitola Rondinella, e lo vediamo qui. Sì, Che sempre per le edizioni Anicia. è sempre edizione Anicia, e anche questo libro ha appunto delle protagoniste femminili, una delle quali dà anche il titolo stesso all'opera. Raccontaci un po' di questo romanzo che, se non ricordo male, ha 2 anni di vita, è uscito nel 2018, mentre Il Cherubino ha praticamente 1 anno di vita, è uscito nel 2019, lo scorso anno. Beh, Rondinella è un libro particolare, diciamo che è il libro che più mi ha divertito nello scriverlo, perché è un libro imperniato sulla musica e sulle canzoni, è dedicato a Roma ed è un libro anche in questo caso che ha un tratteggio di figura femminile molto importante, perché Rondinella, che è lo pseudonimo di Marietta, era una ragazza vissuta nel 1951, quindi c'è un aspetto storico in questo caso più vicino a noi. Però la caratterizzazione di questo romanzo è che fa un salto nel tempo, perché mette in parallelo la ricerca di successo da parte di un musicista rapper bergamasco che viene a Roma per gareggiare in un talent della canzone romana, e questa ragazza degli anni 50 che amava cantare e che aveva una voce bellissima. Allora Max, il rapper, detto Azius perché come tutti i rapper avevano uno pseudonimo, viene a Roma e per tutta una serie di circostanze viene ospitato a casa di un vecchietto che abita in un quartiere molto caratteristico della città, che conoscono in pochi, anche i romani lo conoscono, che è la zona dietro il Mandrione, dove Pierpaolo Pasolini ambientò moltissimi dei suoi film. Ci sono addirittura le fotografie che si possono ritrovare tranquillamente su internet, girate proprio in quel quartiere. Quindi Max, il rapper, viene a Roma e viene ospitato a casa di un vecchietto che si chiama Sor Angelino, vero vecchietto romano, venditore di vini e oli nel periodo della guerra, che
che aveva al tempo, negli anni 50, subito dopo la guerra, sposato questa giovane di cui si era follemente innamorato e che tutti consideravano la più grande canterina del quartiere, perché lei la mattina usciva di casa con la divisa che indossava da stiratrice a vapore, perché lavorava alla casa del passeggero come stiratrice, una divisa bianca e nera che la faceva somigliare a una rondine, ma la cosa più usciva cantando tutte le canzoni. Il 1951 è l'anno in cui nacque il Festival di Sanremo, quindi nel libro ci sono dei brani particolari che lei cantava sul trenino che dalla zona di Torpignattara la portava al Viminale, dove è la casa del passeggero. Cantava canzoni particolari in tutti i luoghi, perché non appena entrava alla casa del passeggero tutti le chiedevano di cantare. E cantava anche degli stornelli, delle canzoni romane ai vari clienti che si avvicendavano. Finché a un certo punto, un giorno, entra un uomo alla casa del passeggero, e quindi siamo ancora nel periodo temporale degli anni 50. Un uomo bellissimo, somigliante a Amedeo Nazzari, quindi attori belli, Grazie uomini dell'epoca, dell'epoca. affascinantissimo, che era un impresario teatrale e che la invita a uscire con lui e a presentarsi per uno spettacolo al Teatro Brancaccio, dove facevano il varietà e dove immaginate un po' quelle scene dai film anche di Alberto Sordi, immaginate un po'. L'Ambra Iovinelli, appunto il Brancaccio, in cui si esibivano comici e cantanti e il pubblico a volte tirava pure i pomodori. Mentre Rondinella che cosa fa? Accetta di nascosto del marito e non solo ha un grande successo, ma si innamora di questo bellissimo uomo, tradendo il marito. Nel frattempo il rapper, che non sa dove sbattere la testa per scrivere questa canzone da presentare al talent della canzone romana, viene a conoscenza di questa storia. E mano a mano si creano e nascono delle canzoni che portano i due personaggi, pur a distanza di 60 anni, a incontrarsi sul filo. Bellissimo, delle canzoni. Tant'è vero che io ho messo, prima di iniziare il libro, una frase introduttiva addirittura di Nico Orbi che dice: la musica sentimentale ha un grande potere, ti riporta indietro nel momento stesso in cui ti porta avanti, così che provi contemporaneamente nostalgia e speranza. Quindi il legame anche qui, c'è cioè un legame storico che è dettato dalle note musicali, dal filo musicale. Per cui se noi infatti proviamo a volte ad ascoltare, io sono più grande di te, se ascolto qualche canzone anche di una certa epoca che mi colpisce, sicuramente quella è una canzone che ha fatto leva sui sentimenti e che ricordate, che rimane eterna. Quindi riproducendo determinate canzoni si possono anche legare generazioni, si possono riprodurre. Vi siete chiesti perché oggi come oggi vanno anche di moda le cover delle canzoni? Quanti cantanti hanno rifatto cover di canzoni che ne so, di Domenico Modugno, ma anche degli stessi Beatles, ma anche di cantanti che fino a qualche anno fa erano famosi, che adesso non sentiamo più, perché quelle canzoni, al di là del fattore economico e commerciale, hanno segnato un'epoca. Al di là del fatto che quando si canta la musica è un linguaggio universale in tutte le epoche. E quindi questo è anche l'altro significato che ho voluto dare in un libro in cui si parla prevalentemente di sentimenti, ma che si realizza attraverso un percorso di commedia all'italiana, perché naturalmente si svolge a Roma, è un libro dove si parla pure della carbonara, dove si parla dei luoghi famosi di Roma, antichi bar che ancora esistono, altri caffè che non esistono più, che sono spariti e che hanno però fatto segno, ecco, per esempio nel cuore di noi che viviamo a Roma, di epoche che continuano a perdurare anche nei momenti più tristi. Quanti di noi, oggi come oggi, vorrebbero andare alla gelateria di Fassi di Roma a prendersi un gelato? Ecco, quello è uno dei luoghi più Altro importanti, ma vedo che tu approvi, che.
conoscono tutti e che non finirà mai, pure se adesso non è più, diciamo, una di titolarità di proprietà italiana, insomma. E ecco questo è Rondinella. Ed è il libro per cui mi sono divertita di più perché ho ascoltato mentre lo scrivevo tante canzoni perché mi servivano. È un libro che ha avuto anche un premio da Mogol, quindi questa è una grande soddisfazione. Poi ha avuto anche un premio per lo speciale donna che è stato indetto dalle biblioteche di Roma, solamente che non ho potuto ritirarlo perché avrei dovuto farlo una quindicina di giorni fa. Quindi così. Speriamo che ci sia presto l'occasione, magari che organizzino qualche diciamo evento quando finirà questo periodo che stiamo vivendo. Domanda consueta di servizio: dove possiamo trovare i tuoi libri? Che mi sembra ovvio. Allora, i miei libri li potete trovare intanto in ebook su Amazon per chi è amante della lettura elettronica. Alle edizioni Onicia sono quasi tutti esauriti perché poi non abbiamo fatto per ora altre ristampe, Cherubino ancora è in circolazione. E poi se volete potete anche chiedere a me perché qualche copia ancora ce l'ho. Ecco, chi volesse contattarti lo può fare tramite, tu hai dei canali come per esempio il profilo Facebook, piuttosto che magari delle pagine dedicate. Io ho vabbè, c'è il profilo personale su Facebook, Laura Cialè, altrimenti ho una pagina mia come autore, come autrice, che si chiama Io scrivo tutto attaccato, con la S maiuscola, Io scrivo di Laura Cialè, dove metto tutte le varie, dove metterò anche questa nostra intervista, e Certamente. tutte le varie, diciamo, pubblicazioni, le critiche, ma dove metto anche tanti articoli importanti sulla lettura, sulla scrittura, i premi, tutto ciò che può E interessare gli poi autori. tu diciamo, sei anche al contempo coordini anche un gruppo Facebook che si chiama, di cui faccio parte anch'io, tra l'altro, che si chiama Rigenera il Pensiero, dove vengono offerti spesso spunti di discussione interessanti che riguardano anche il mondo dei libri, ma non solo il mondo dei libri, quindi anche questo può essere Rigenera uno il spunto pensiero importante. è un gruppo formato da non molte persone, però e per noi questo è un elemento forte perché man mano chi si iscrive ci tiene veramente a mandare avanti un discorso culturale legato alla osservazione del periodo postmoderno e metamoderno su tutti gli aspetti culturali che vanno naturalmente, come dicevi tu, dalla letteratura alla storia, alla pittura, alla filosofia, alla sociologia, alla politica, e che non è un luogo dove si fanno mere pubblicità di situazione, ma un luogo di dibattito in cui ciascuno si confronta e discute a seconda dei problemi attraverso il proprio punto di vista. Tenete presente che è un gruppo in cui non d'élite, perché se pensassimo che la cultura è fatta soltanto da persone che hanno lauree, controlauree, docenze universitarie, PTU, eccetera, medaglie d'oro e d'argento, sbaglieremo. Se noi pensiamo invece al discorso, per esempio, della medietà in termini della persona comune, potremmo dire che effettivamente la cultura si fa insieme a tutti coloro che pensano e che operano, perché ognuno di noi ha una creatività da poter sviluppare, ha delle potenzialità e delle risorse da poter dare agli altri. Nel nostro gruppo ci sono persone di tutte le caratteristiche. Siamo molto orgogliosi perché c'è anche un fornaio che ogni tanto, adesso stava mettendo oggi i dolci di Pasqua con tutte le decorazioni su cui fa e scrive poesie, ancora si vergogna a metterle. E siccome ci sono persone che hanno le più svariate sfaccettature, quindi a noi fa molto piacere confrontarci e mandare avanti i discorsi sul pensiero, sull'essere persone. Anche questo è sicuramente uno spunto interessante di discussione per chiunque abbia voluto ascoltarci e speriamo che saranno in tanti. Io ti ringrazio, Laura, è stato come sempre molto interessante. Ringrazio anche tutti coloro che seguono questo mio canale e invito tra l'altro ad iscrivervi perché
ogni giorno veramente capita di confrontarci con un autore o un'autrice differenti su argomenti che secondo me sono sempre molto interessanti e io confermo che questa mia iniziativa andrà avanti anche dopo la fine dell'emergenza, speriamo il più presto possibile, e quindi avrò sempre il piacere di ospitare progressivamente tutte le persone che si offriranno disponibili. Per il momento sono arrivato con gli appuntamenti ai primi di maggio, quindi direi che le risposte sono sinceramente tante, mi fa molto piacere, infatti vorrei anche ringraziare sia coloro che già come te hanno partecipato, che anche tutte le persone che parteciperanno in futuro. Io è una cosa veramente che sto facendo con grande piacere, che nel mio piccolo e nei limiti delle possibilità continuerò sicuramente a fare. Grazie Laura, grazie a tutti per essere stati Grazie con noi. Auguro di una buona serata, ci vediamo domani con un'altra, ti anticipo con un'altra autrice in questo caso. Buona Paolo. Benissimo. serata a tutti. Grazie a tutti, arrivederci.